Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Muscoli a Vita. Nel video di oggi voglio parlare della mia integrazione. In realtà io non utilizzo tanti integratori, non utilizzo tanti supplementi, però questa è la lista raccomandata, diciamo, consigliata dalla ricerca scientifica. Personalmente non ho tanta voglia di spendere soldi in più sull'integrazione, specialmente perché non è necessaria, assolutamente. L'integrazione non è necessaria, voi potete tranquillamente prendere tutte le vitamine, i minerali, gli aminoacidi che avete bisogno dal cibo. Quindi se voi seguite una dieta con dei macronutrienti impostati correttamente e in più ci mettete dentro delle fonti di calcio, verdure, frutta, fonti di minerali, vitamine, eccetera eccetera, se avete variazione dovreste colpire tutto il vostro fabbisogno sia di macronutrienti che di micronutrienti tramite la vostra dieta. Nel caso che non fosse così, è lì che rientrano gli integratori. Per questo io non sono un fan di tutti gli integratori, non sono un fan dell'integrazione in generale, però oggi voglio parlarvi degli integratori che potete utilizzare che vi potrebbe aiutare con la performance in palestra. Iniziamo subito. In ordine di importanza inizierei soprattutto con le proteine in polvere, le whey protein. Non fanno niente, non è che vi aumenta la crescita di massa muscolare, però semplicemente è un modo conveniente, economico e soprattutto rapidissimo per aumentare il vostro introito di proteine giornaliere. Come sapete, se seguite una dieta per aumentare la massa muscolare oppure mantenere la massa muscolare quando siete a dieta, dovete mangiare un minimo di proteine giornaliere. Con the whey protein, semplicemente quello che fa è che vi rimpiazza, invece di dover mangiare, metti 150 grammi solamente da pollo, potete mangiare 80 grammi di proteine dal pollo, quindi fate due bei petti di pollo, e in più magari consumate un 30, 40, 50 grammi di proteine dalle whey protein. Nel caso in cui voi siete tranquillamente mangiate un sacco di carne, pesce, eccetera, eccetera, non ne avete bisogno, ma semplicemente siete sempre on the move, viaggiate, siete studenti, lavorate a orari strani, non sapete se riuscite a mangiare un pasto dopo l'allenamento o prima dell'allenamento, potrebbero aiutarvi. Integratore numero 2, creatina monohydrate. Per quale motivo? La creatina è l'unico integratore su cui è stata fatta un sacco di ricerca scientifica che ha dimostrato una correlazione positiva tra il consumo e l'introito di creatina e i gains a livelli di muscoli. Per quale motivo? Praticamente la creatina, che si può trovare naturalmente nella carne rossa, aiuta a sviluppare più ATP, quindi aiuta con la produzione di energia. Se noi consumiamo 5 grammi di creatina al giorno, molto probabilmente in palestra riusciremo a sollevare il carico che dobbiamo sollevare per una o due ripetizioni in più. Per questo motivo la creatina la consiglio a tutti come secondo integratore. Quindi una volta che avete pensato a colpire le proteine giornaliere, la creatina potrebbe effettivamente aiutarvi a fare dei maggiori gains. Non importa la loading phase, la ricerca scientifica ha dimostrato che la loading phase possiamo farla, ma possiamo anche non farla. Oggi non va niente bene, eh? La loading phase possiamo farla, ma possiamo anche non farla. L'importante è 5 grammi di creatina al giorno e poi ogni 8-12 settimane fate una settimana di scarico in cui smettete di prendere la creatina. Se no potreste semplicemente tenervi la creatina come riserva, quindi quando vedete che state in uno stallo di forza, metti che state in un periodo di massa, aspettate prima di prendere la creatina e la prendete una volta che arrivate in uno stallo di forza. Prendendo la creatina potreste riniziare a sollevare più peso. Oppure a dieta, se notate che la vostra forza sta scendendo, la cosa più importante è riprendere e mantenere la forza quando state a dieta per mantenere la massa muscolare, per cui con la creatina inserite la creatina e magari vi dà un po' più di energia e riuscite a risollevare il peso nuovamente. Terzo integratore consigliato è la vitamina D3, soprattutto se abitate in dei paesi nordici oppure me qua in Inghilterra, e se non prendete, diciamo, 10 minuti minimo di sole al giorno, vi consiglio magari un po' di vitamina D3. Potete trovarla veramente a basso prezzo su myprotein.com e in altri siti. È semplicemente un modo per andare molto più forti in palestra. In effetti sono stati fatti della ricerca scientifica che ha dimostrato c'è una correlazione positiva tra maggiore consumo di D3 e la performance in palestra. Ora, prima di andare a consumare tutte le pasticche di D3 che trovate in giro, semplicemente una pasticca al giorno, 5000 IU, dovrebbe basare e avanzare. Passiamo poi, prossimo integratore, l'omega 3. Io questo di solito non lo consiglio perché io personalmente mangio abbastanza tanto pesce, però se tu non mangi pesce, allora ti consiglio di, magari, perché no, consumare un integratore di omega 3. 2-3 grammi al giorno, sia in fase di dieta che in fase di bulk, potrebbe aiutarvi a raggiungere il vostro fabbisogno giornaliero. Passiamo poi a un altro integratore richiestissimo, gli aminoacidi. Quando ricevo le domande sugli aminoacidi, mi faranno bruciare più grassi, metterò più massa muscolare, eccetera, eccetera. No, non fa niente di tutto il genere. Se siete in un gruppo che vi allenate a digiuno, oppure siete in una fase di deficit calorico, dieta, restrizione calorica e avete paura di perdere la massa muscolare magra,
Allora lì vi consiglio di supplementare con i BCAA, ovvero con gli aminoacidi. 10 grammi al giorno prima dell'allenamento a digiuno o comunque prima mattina sono consigliati se vuoi mantenere tutta la massa muscolare sia quando sei a digiuno che quando sei in una fase di deficit. Passo poi alla caffeina. Secondo me la caffeina è un integratore di cui nessuno parla abbastanza. È stata fatta la ricerca scientifica che dimostra una performance migliorata in palestra corrispondente con un intake di caffeina prima del workout, ovvero se tu consumi 200, 300, 400 mg di caffeina mezz'oretta prima in palestra dovresti avere un ottimo workout. Per questo motivo io lo uso abbastanza, con abbastanza regolarità. Ovviamente provo a fare un allenamento sì, uno no, o comunque se so che in un certo allenamento voglio andare forte, ad esempio ho la giornata di forza, nella giornata di ipertrofia non consumo la caffeina, così che mi alleno semplicemente al naturale, e poi nella giornata di forza che voglio dare di più mi consumo 250-300 mg di caffeina appena prima del workout, e questo mi dà un kick in più. State attenti ovviamente che il fabbisogno giornaliero di caffeina è di 400 mg, quindi se sapete già che consumerete una quantità appunto abbastanza alta di caffeina prima del workout, vi consiglio di limitare o completamente rimuovere il consumo di caffè o altre bevande che contengono la caffeina nell'arco della giornata. Ultimo supplemento integratore che io non ho mai provato e che però dopo la ricerca scientifica che mi sono letto potrei iniziare a prendere è la beta-alanina. Potete trovarlo su MyProtein e in altri siti. Se voi prendete 3-4 grammi al giorno è stato dimostrato dalla ricerca scientifica che potrebbe avere un effetto sinergistico con la creatina, quindi presi insieme con la creatina e la beta-alanina potrebbe aumentare la crescita muscolare. Questi sono tutti gli integratori, trovate la tabella completa qua sotto in descrizione. Per darvi un'idea, voglio ripetere, gli integratori non sono assolutamente fondamentali, però vi potrebbero aiutare in caso avete i soldi oppure vi mancano certi micronutrienti, certi minerali, certe vitamine. Un'ultima cosa, il multivitaminico sono un po', diciamo, combattuto, perché regolarmente in fase di dieta, in fase di bulk, di solito viene sempre consigliato anche dal dietologo eccetera eccetera. Secondo me, se avete una dieta bilanciata, ovvero colpite i macronutrienti e in più consumate frutta e verdura, non ce n'è bisogno. Se invece altrimenti non consumate abbastanza frutta e verdura e lo sapete già, allora un multivitaminico, una pasticca al giorno, potrebbe aiutarvi a essere sicuri di aver colpito ogni singola carenza dei micronutrienti. I macronutrienti controllano la vostra composizione fisica, però la vostra performance in palestra secondo me arriva anche dai micronutrienti, ovvero se voi avete una carenza di un certo tipo di micronutrienti col passare delle settimane la noterete per forza, magari la vostra performance verrà un pochino influita da questa carenza. Questo è quello che vi volevo dire io sugli integratori in un nocciolo. Io personalmente non ne uso tanti, penso che uso creatina abbastanza regolarmente e whey protein, però il resto in modo scarso. I BCAA solo quando mi alleno a digiuno o se sono in una fase di deficit, il resto solamente quando so che non ho mangiato abbastanza frutta e verdura. Altrimenti non buttate i soldi in integratori, questo è quello che vi consiglio io dalla ricerca scientifica. Non sono magici, non vi faranno crescere tutti i muscoli che volete, quello viene da un allenamento e da una nutrizione. Queste due cose arriverete al 95% dei risultati. L'ultimo 5%, se avete i soldi economicamente, volete investire in proprio quell'ultimo 5% che vi potrebbe aiutare, potrebbe, condizionale, non è che è garantito. Allora questa è la lista di integratori consigliati. Spero vi sia piaciuto il video, buttateci un like se vi è piaciuto, lasciatemi un commento, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.